Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, lo scorso mercoledì era stato arrestato per furto aggravato dagli agenti del commissariato di Città di Castello che lo avevano colto in flagranza di reato. Il tribunale di Perugia aveva quindi inflitto i domiciliari, ma l'uomo 33enne è evaso e ieri attorno alle 18 è stato sorpreso a rubare merce in un supermercato di Arezzo. A fermarlo l'ha detto dalla sorveglianza che lo aveva notato mettere all'interno di una borsa frigo alcune bottiglie di alcolici per poi pagare alle casse automatiche solamente un succo di frutta. Sul posto sono intervenute le volanti della questura di Arezzo e l'uomo è stato denunciato per furto. Si trova presso il carcere aretino. Sempre ieri nella zona di Saione si è anche consumata una rapina all'interno di un altro supermercato con la cassiera colpita alla testa da una bottiglia lanciata da un malvivente che è tuttora ricercato dalla polizia. Ed invece di 107 persone controllate, 64 veicoli fermati e 13 denunce a piede libero, il bilancio della notte di controlli messa in atto dai carabinieri della compagnia di Arezzo tra giovedì e venerdì nelle zone più sensibili della città. 5 le pattuglie impiegate in diversi posti di controllo. Dunque denunciate 13 persone per reati che vanno dal porto abusivo di arma d'oggetto, atto ad offendere, alle violazioni sul permesso di soggiorno, manchi guida con patente sospesa e sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. È stato infine recuperato e sequestrato un coltello dalla lama di ben 12 centimetri. E questa mattina, invece, poco dopo le 10:30, si è verificato un incidente tra la zona Pescaiole e Pratacci ad Arezzo. Uno scontro tra due auto, nel quale sono rimasti coinvolti due uomini di 53 e 48 anni, ospedalizzati in codice giallo al pronto soccorso San Donato di Arezzo. Sul posto i sanitari, la polizia municipale e i vigili del fuoco di Arezzo. Ed i mezzi dell'emergenza-urgenza questa mattina sono intervenuti anche a Subbiano, in località Valloni, per una caduta da una moto. Ferito un uomo di 62 anni che è stato ospedalizzato al pronto soccorso San Donato in codice giallo da Pegaso 1. Sul posto anche Misericordia di Subbiano e Vigili del Fuoco. E proprio i pompieri aretini sono partiti nuovamente per l'Emilia-Romagna a seguito dell'alluvione, questa volta per far fronte all'emergenza sanitaria. In questo momento è stata superata la fase critica, però abbiamo sullo scenario dell'alluvione diverse centinaia di unità che sono all'opera, che vengono sostituite quando è il momento di cambiare i turni e numerosissimi mezzi impegnati. Il cuore di Arezzo ha già raggiunto in queste ore con una donazione i territori dell'Emilia-Romagna, dove adesso il pericolo più grande è rappresentato dalle infezioni sanitarie. Il canale è aperto, aveva detto ai nostri microfoni il presidente di OPI, Giovanni Grasso, che assieme a Siro Piantini hanno fatto arrivare alle popolazioni alluvionate i primi aiuti. Un secondo carico potrebbe partire nei prossimi giorni. Le donazioni sono sempre valide. Intanto è il comandante dei Vigili del Fuoco di Arezzo, a margine dei festeggiamenti dei 60 anni della costituzione del loro gruppo sportivo, a ringraziare tutti i vigili aretini impegnati in queste ore in Emilia-Romagna. Il mio pensiero adesso va anche a quel personale che oggi non è potuto essere qui perché è impegnato in Emilia-Romagna. Abbiamo 5 unità partite oggi che hanno dato il cambio a quelle già presenti sul posto, quindi il nostro pensiero va a loro e alle famiglie di coloro i quali hanno perso tutto e alle famiglie di coloro i quali purtroppo hanno avuto delle vittime a causa dell'alluvione in Emilia-Romagna. Ed anche i volontari della VAB di Castiglion Fiorentino questi giorni sono partiti alla volta dell'Emilia-Romagna per prestare soccorso alla popolazione che ha subito l'alluvione. Siamo in prima linea, racconta il coordinatore Luca Burroni, e nonostante i vari impegni siamo partiti prima con Selice e poi Faenza, abbiamo portato sia viveri che spalato fango. E domani intanto presso la sede di Via Arno alle 11 è prevista l'inaugurazione di 3 nuovi mezzi, un IBPC, un autobotte 4x4, un pick-up attrezzato per l'antincendio boschivo e un pulmino 4x4 per il trasporto degli stessi volontari.
E adesso voltiamo pagina. Si è parlato di infrastrutture, nello specifico della Due Mari, nel corso del convegno ospitato nella Sala dei Grandi della provincia di Arezzo, alla presenza anche dell'onorevole Patia di Italia Viva. Infrastrutture, esigenze ed opportunità del territorio aretino, questo è il titolo di un convegno che è stato ospitato dalla Sala dei Grandi della provincia di Arezzo. Sono intervenuti Michele De Angelis, presidente dell'Associazione Arezzo per l'Europa, e l'ingegner Cretella, ospite, l'onorevole Raffaella Paita, capogruppo in Senato di Azione Italia Viva. Primo tema, il completamento della Due Mari. Ma guardi, io ho parlato con l'ingegner Liani, che è una persona di grandissimo valore, un esponente dell'ANAS di grandissimo livello, e da parte dell'ANAS c'è una disponibilità, come dire, a ragionare ovviamente con i cittadini. Certo, bisogna anche fare in modo che l'opera vada avanti, perché è tanto importante, quindi bisogna coniugare queste due disponibilità. Sicuramente, diciamo, gli ingegneri che stanno seguendo questo progetto sono il meglio che ci possa essere. Dopodiché, disponibilità al dialogo, quello sempre. Sulla stazione dell'alta velocità l'onorevole non ha dubbi, un altro punto serve, poi ad individuarlo saranno le regioni. Allora, su questo io direi una cosa, diciamo, molto precisa: è fondamentale che ci sia una stazione in più nel tragitto Firenze-Roma. Poi c'è in corso un lavoro prezioso da parte della regione per individuare la localizzazione più giusta. Ecco, tutti compatti perché, diciamo, l'obiettivo sia portato a casa. Io non, come dire, non entro nel merito, diciamo, del decidere se deve essere in un punto o nell'altro. La cosa importante è che il lavoro, diciamo, per portare a casa questo obiettivo sia sostenuto da un complesso di territorio ampio di cui ovviamente Arezzo fa parte. Ed infine, lo stato di salute del Terzo Polo. Intanto le dico cosa che fine ha fatto Italia Viva. Come dimostra l'iniziativa di oggi, è più viva che mai. Stiamo per realizzare un'assemblea che si terrà a Napoli il 10 giugno. È un'assemblea che darà anche il via libera, insomma, ad una serie di congressi territoriali, quindi a una rigenerazione dal basso della nostra forza politica, che diventerà la casa di tutti i riformisti. Rispetto al nostro rapporto con Azione, io guido il gruppo al Senato, quindi siamo insieme ancora e lo rimarremo, con la prospettiva di dar vita a delle liste unitarie alle elezioni europee, che sono ovviamente molto importanti. Certo, i problemi non sono mancati, però proviamo a guardare con fiducia al futuro. Ad Arezzo torna invece Tempo Bello 2.0 e sono state fissate le date per l'accesso al servizio. In particolare, martedì 30 maggio sarà pubblicato l'avviso rivolto agli organizzatori dei centri estivi delle attività ludico-ricreative e contestualmente sarà aperto il portale loro dedicato. L'avviso rivolto alle famiglie invece sarà pubblicato martedì 6 giugno. I requisiti di accesso per la richiesta dei voucher sono i seguenti: un'età compresa tra i 12 mesi e i 14 anni, la residenza nel comune di Arezzo e l'attestazione ISE non superiore all'importo di 35.000 euro. La richiesta di voucher è estesa alle famiglie con disabili fino a 18 anni e senza alcuna limitazione. Il click day sarà venerdì 9 giugno. Novità anche per quanto riguarda i 19 nidi della città. Il comune di Arezzo infatti ha aderito all'avviso pubblico della regione Toscana per il progetto regionale dei nidi gratis. E adesso cambiamo argomento, sono state consegnate le borse di studio della seconda edizione di Giulemani, il diritto di contare, il concorso organizzato dal premio internazionale Semplicemente Donna. Riflettere sul fenomeno della violenza di genere e della discriminazione in tutti i contesti e da diverse prospettive. Questo uno degli obiettivi della seconda edizione di Giulemani, il diritto di contare, il concorso di borse di studio organizzato dal premio internazionale Semplicemente Donna. Nella Sala dei Grandi della provincia di Arezzo, la cerimonia di premiazione che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse di ben 11 istituti superiori della provincia aretina. Era questo l'obiettivo che ci eravamo posti per la 10ª edizione, quindi per festeggiare questo decennale, di ampliare il nostro raggio di azione, quindi di incrementare la partecipazione degli istituti superiori al nostro progetto, per cercare di arrivare a quante più menti possibili, quindi sensibilizzare il più importante numero di alunni. Presentazioni multimediali, tesi, racconti, poesie, videoclip ed elaborati
grafici, la commissione esaminatrice del premio ha valutato oltre 30 lavori che hanno acceso i riflettori sui fenomeni della violenza e della disparità di genere. Gli elaborati sono stati tanti, sono stati bellissimi, ci hanno fatto commuovere, ci hanno fatto indignare, ci hanno fatto emozionare e veramente è stato bello poter esaminare tutti questi elaborati, perché la missione appunto del premio è proprio quella di riuscire a divulgare il più possibile, non solo nella nostra generazione, ma anche nelle generazioni più giovani, l'importanza del rispetto della persona, quindi la divulgazione di tutti quegli aspetti che purtroppo ruotano intorno al tema della violenza di genere. Al Museo della Battaglia e di Anghiari una nuova mostra di Terre degli Uffizi con l'obiettivo di narrare le gesta e le opere di due letterati vissuti tra il 500 e il 600 nati nella cittadina della Valtiberina. Inauguriamo la mostra dedicata a due grandi angheresi, due ingegneri, due intellettuali del passato che avevano un ruolo molto importante, tra cui chi ha inventato una sorta di dolly precursore del drone, ma umano, per poter meglio spiare il nemico durante la guerra. Un vero e proprio itinerario tra le corti dei Medici a Venezia, dove nomi e magi vissero e lavorarono. Un straordinario modo per tirare fuori dalla polvere la storia di due personaggi che sono stati al centro dello sviluppo del pensiero rispettivamente nel 500 e nel 600, che sono Girolamo Magi e Federigo Nomi, due personalità della cultura del tempo che hanno veramente reso grande questo angolo di Toscana. Opere manoscritte, stampe provenienti da importanti istituzioni culturali e dipinti che arrivano direttamente dagli Uffizi. Tutti questi segreti per il grande pubblico, ma ben noti tra i specialisti e ora arricchiti di ulteriori notizie, si possono imparare, vedere, godere nel Museo della Battaglia d'Anghiari. La mostra sarà visitabile fino al 17 settembre. Le opere delle Gallerie degli Uffizi entrano a contatto con i territori, dunque con la provincia, quella una volta si chiamava il Contado, dunque si dà la possibilità a opere importanti di ritornare ad avere un legame con i territori. Ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio e i musei minori che lo costellano attraverso prestiti importanti dalle gallerie che ripercorrono la storia di questi territori e i loro collegamenti con i principali artisti ed esperienze artistiche storiche che li hanno contraddistinti. L'Assemblea dei Soci del Calcit ha approvato all'unanimità il bilancio, numeri che parlano chiaro sull'impegno dell'associazione e la generosità degli aretini. Il bilancio è stato chiuso al 31/12/2022 con quasi 900.000 euro. Ed intanto il Comitato non si ferma più che mai nel mese di maggio con le sue attività. Domenica 28 maggio dalle 8 alle 19 torna infatti il Mercatino dei Ragazzi a Ceciliano, la 12ª edizione, come sempre nella zona commerciale. Il ricavato anche in questo caso sarà dedicato al servizio Scudo. E adesso ci spostiamo in Val di Chiana, a Cortona, questa mattina taglio del nastro per la prima edizione di Cortona Comics. 1, 2, 3. Taglio del nastro per la prima edizione di Cortona Comics, il festival dedicato al fumetto umoristico che fino al 4 giugno ospiterà disegnatori, autori ed aspiranti fumettisti da tutta Italia. Già si vede molta affluenza di pubblico, siamo molto soddisfatti, un plauso alla Cortona Sviluppo, al dottor Fabio Procacci per aver voluto fortemente questa edizione che sarà sicuramente la prima di una lunga serie. Mostre, incontri, performance e spettacoli tra il Centro Convegni Sant'Agostino, la Fortezza del Girifalco e il Palazzo Ferretti. È una grande soddisfazione dopo ormai un anno di lavoro per la creazione di questa manifestazione. Grazie alla partecipazione con entusiasmo avuta da tantissimi disegnatori e operatori del settore, abbiamo avuto anche un riscontro di pubblico già dalla prima mattina. Aperta anche la mostra con i disegni di Giorgio Cavazzano, che da oltre 50 anni racconta le avventure del mondo Disney. In esposizione opere uniche, tra cui 100 poster numerati e autografati di Paperinik. L'emozione è di trovarmi in questo luogo così
splendido, così meraviglioso, unico. È un, sento l'affetto di molte persone che hanno, soprattutto quelli che hanno organizzato questo mio incontro in questa bellissima città. A lui, infine, il premio dedicato a Iacovitti a 100 anni dalla nascita. Io ho conosciuto, tra l'altro, Benito e ci siamo anche scritti, ci siamo scambiati anche dei disegni. Ogni tanto mi arrivava a casa una vignetta, una striscia disegnata da Iacovitti e io contraccambiavo con una delle mie. È un grande onore. Adesso andiamo a vedere il nuovo spettacolo della compagnia teatrale archeosofica in scena al CAS di Tortaia. Non è molto che frequento questo posto, ma se una cosa l'ho capita è che non si arriva qui per caso. Un motivo, dici tu? Salijà è per l'appunto l'acronimo usato anche da Boccaccio nel Medioevo, quindi viene da lontano, che rappresenta le iniziali dei sette vizi: superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, invidia e accidia. Al Salijà il Salone dei Giochi è il titolo del nuovo spettacolo della compagnia teatrale archeosofica andato in scena nel Salone del Centro di Aggregazione Tortaia. Parla della trasmutazione dei sette vizi capitali in altrettante virtù. È uno spettacolo anche divertente, leggero, dove i protagonisti sono sette personaggi, ognuno di loro nella vita ha avuto a che fare con uno dei sette vizi capitali e praticamente viene inviato un giornalista a fare delle interviste col suo cameraman perché l'emittente locale ha saputo dell'apertura di questo strano spazio. Nel testo ci sono tanti omaggi, tanti camei, per raccontare come l'uomo e la donna, anche contemporanei, possono nella loro vita cambiare e trasformare quelli che erano dei difetti, chiamiamoli vizi, in virtù. Io proprio in quei tre giorni ho deciso di invertire la vita, di cambiare completamente la mia vita. E con i soldi che aveva già guadagnato ha deciso di aprire questo salone. Gli spettatori hanno così potuto giocare con i protagonisti e partecipare al racconto delle loro storie. C'è un abbinamento fra il vizio trasformato e il gioco di cui loro sono esperti e che si divertiranno a insegnare all'interno del salone. Per me il colpevole è Peter Plum, il professorino, e l'ha uccisa con la chiave inglese nella sella di casa. Vieni, gli avrà detto, vieni che ti mostro l'ultima delle mie creature, una rosa gialla del Caucaso, si chiama Fetida. Passiamo alla pagina dello sport. I Vigili del Fuoco di Arezzo festeggiano i 60 anni del gruppo sportivo in ricordo di Maurizio Ponti. Giornata di festa perché si celebrano i 60 anni della costituzione del gruppo sportivo Italo Gasbarri, che non si chiamava così quando nacque. E io ero uno di quegli atleti in quegli anni, effettivamente ho fatto parte di una bella squadra, la prima che fu creata dal professor Pasquini e che si aggiudicò nel 1969, quindi sei anni dopo, il titolo di vice campione d'Italia nel settore giovanile, quindi un bel risultato che mi riporta alla mente un periodo giovanile molto bello, ma direi che è una festa per tutte le famiglie, per tutti i ragazzi che ancora oggi frequentano il gruppo sportivo, che è una realtà veramente importante, che dà la possibilità a tutti i ragazzi e le bambine di esprimersi in questo sport meraviglioso, che è uno sport individuale, quindi oggi se ne parla meno che degli sport di squadra, ma ha una grande carica formativa per tutti. Quindi buon lavoro a tutti e buon saggio cinico. Alla memoria di Maurizio. Oggi, oltre che la ricorrenza del 60° anno dalla costituzione del gruppo sportivo, è stata un'occasione per ricordare un nostro collega. Noi Vigili del Fuoco siamo una famiglia, per cui ogni qualvolta un nostro collega viene a mancare, tutti ci stringiamo attorno alla famiglia che appunto ha perso Maurizio oggi. Come effettivamente avete visto,
ci siamo stretti attorno ai familiari, la moglie, le due figlie e il figlio maggiore. Ciao Maurizio, grazie di tutto quello che hai fatto per i soccorsi dei cittadini. Ieri sera alla barra dello stadio Orgoglio Amaranto ha consegnato all'associazione Pronto Donna l'assegno da 500 euro frutto della raccolta fondi per la borsa di studio intitolata Rossana Sacconi, tifosa Amaranto, prematuramente scomparsa lo scorso febbraio. La borsa di studio è finalizzata a sostenere le attività sportive e ricreative ed andrà ad un giovane della seconda accoglienza selezionato dal centro antiviolenza Pronto Donna. E adesso cambiamo argomento, sarà un'estate all'insegna dello sport con la scuola basket Arezzo. La società aretina presenta la nuova edizione degli Sport Camp a partire da lunedì 12 giugno che rinnoveranno l'appuntamento con i centri estivi ospitati dal Palasport Estra Mario D'Agata per bambini e bambine nati a partire dal 2017. Pallacanestro, calcetto, pallavolo, tennis tavolo e giochi all'aria aperta. La SBA proporrà giorno dopo giorno la possibilità di mettersi alla prova e di divertirsi con specialità sempre diverse, facendo affidamento su più spazi da gioco tra il parquet del palazzetto, il campo playground esterno e l'area verde circostante. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.